amici che mi preparerà dei super muffin. Super muffin, sì. Ma perché super? Perché sono super buoni. Ah, ok. Dimmi che cosa serve. Allora, occorrono 320 g di farina, 100 g di latte, 3 uova, 140 g di burro morbido, 140 g di zucchero a velo, aroma vaniglia, un poco di sale, mezza bustina di lievito e per decorazione sopra delle gocce di cioccolato e delle mandorle. Poi in più, per diversificare le tre masse, delle mandorle tritate e del cacao amaro in polvere. Quindi che cosa significa? Significa che tu prepari una massa unica, poi la dividi? Sì, la divido in tre e ad una aggiungerò il cacao, un'altra le mandorle. Poi ti faccio vedere come si finiscono. Mara, da che cosa partiamo? Dal burro montato con lo zucchero a velo. Il burro è già morbido. Aggiungiamo lo zucchero a velo. E poi con le fruste si inizia a sbattere. A sbattere. Fino a che punto dobbiamo montare? Finché è ben amalgamato, perché per i muffins in realtà non occorre che la massa sia particolarmente montata. Poi nell'ordine che cosa incorpori? Bisogna aromatizzare con un poco di vaniglia. Mica tutta, eh? Pizzichino? Sì, due pizzichini. Tre. Crepi d'avarizia. Due. Poi uova? Un'uova alla volta. Il composto deve ben incorporare l'uovo prima di aggiungere il successivo. Vedi che hai imparato, eh? Lo scrivo tutti i mesi. Stare con me. Vai con l'altro. E lo scriviamo sempre sulle pagine di Più Dolci. Cerchiamo di essere più precise possibili. E chiaramente le uova devono essere fresche, perché altrimenti, se non siete proprio sicure, prima la rompete dentro una ciotolina per verificare che non sia rovinato e poi va messo nel composto. Devono essere molto fresche, ma devono essere a temperatura ambiente. Sì. Questo è importantissimo, perché quando noi andiamo a unire una massa a temperatura ambiente, una cosa fredda come l'uovo, si arriva. Perché tu parli, ma io vado, eh. L'impasto non si amalgama bene. Senti, lievito e sale, li aggiungiamo alla farina? Sì, metti tutto insieme. Avevo già pesato tutto. Tieni, guarda, con una crostina mescoli tutto. Così si rompono anche i grumi. Potete usare anche un setacino dopo, però vi faccio vedere che questo composto in realtà non è particolarmente delicato, si può andare anche... Non è complicato come un pan di Spagna. Mi dai un occhiaio? Certo. Ok. Tu mi aggiungi e facendo questa operazione aggiungiamo la farina e alterniamo con un poco di latte, perché non ho messo tantissimo burro in questo composto, e per mantenerlo abbastanza morbido ho bisogno di altro liquido e utilizzo del latte. Qui non c'è bisogno di mescolare dall'alto verso il basso, basta proprio solo amalgamare. Quindi è una massa che non dà problemi. No, è per questo che potete farla anche insieme ai vostri bambini, perché è molto molto facile, molto semplice. Ecco, vedi, adesso si sta un po' addensando. Allora, per non farlo indurire, lo ammorbidiamo con un goccino di latte e andiamo avanti così. Latte, farina, mescoliamo e aggiungiamo altra farina. Quindi adesso ti preparo due ciotole. Sì, due ciotole. E le vediamo. Dove in una aggiungeremo il cacao. Sì, e l'altra le mandorle. Le mandorle macinate. A me fai aggiungere le mandorle. Come vuole. Ti lascio il cacao perché vedo che lo devi setacciare, sai? No. Così. Poi, tu sai cosa devi fare adesso? Sì. Devo mettere... Preparare lo stampo. Lo stampo da muffins. Io l'ho già fatto. Lo stampo.
per evitare burro, farina, metto dei pierottini di carta. Il forno l'abbiamo già acceso con la temperatura impostata a 175 gradi, mi raccomando, e poi cominciamo a riempirli, chiaramente con una cucchiaiata abbondante ma senza arrivare fino al bordo, perché poi i muffin lievitano. Scusa, dato che queste masse hanno lo stesso colore, su questa me la cavo perché è tutta il cacao, ma dopo come faccio a riconoscerli? Praticamente ne devo assaggiare uno e anche l'altro, no? Devo fare un no, test. Perché... Allora, qui, gocce di cioccolato. Gocce di cioccolato. Io intanto, vedi anche queste. Questa è la massa alle mandorle e metterò, per riconoscerla, granella di mandorle. L'ultimo lo lasciamo così neutro? Sì, l'ultimo neutro. Magari dopo lo spolverizziamo. Con lo zucchero a velo. Vado in forno? Vai. Inforniamo. Dopo 25 minuti di cottura i super muffins sono pronti, li abbiamo estratti dallo stampo e messi sulla grattella per raffreddare, e adesso completiamo dello zucchero a velo, che tu mi lascerai. Peccato che non ce ne siano di più. C'è l'altra placca. C'è l'altra placca adesso. Allora adesso li mettiamo qui, tu prepari il tè. Questi sono fantastici da te. Facciamo una bella composizione. Poi vi do un consiglio: se volete prepararne un po' di più, avete voglia di passare un pomeriggio in cucina, li preparate, li fate raffreddare e così come sono li mettete nel congelatore. Poi man mano che vi viene voglia, guarda, li tirate fuori e li mangiate. Non ci stanno sulla settina. Se li so già che fine faranno. Guardate che belli. Bella composizione, momento di gloria.